dopo una serie di riunioni sul territorio, di consultazioni con Gianni Alemanno e con l'esecutivo romano, il Movimento Indipendenza ha deciso di essere presente alle prossime elezioni regionali. È una scelta che abbiamo fatto meditando, dove c'è della ragione politica, ma c'è anche tanta passione. Noi siamo convinti che potremo avere un ottimo risultato, ci candideremo da soli con il nostro simbolo, modificato perché avremo l'onore e l'onere di avere il nostro segretario Gianni Alemanno presente con il suo cognome nel simbolo, quindi chiaramente non è cosa da poco, ma con tutta la sua storia, con tutta la sua esperienza, sarà una presenza forte anche per le nostre elezioni regionali liguri. Sosterremo Alessandro Cosson come presidente, anche questa è una scelta secondo tutti noi di alto profilo, perché Rosson è un politico molto strutturato, ha 30 anni di politica alle spalle, più volte consigliere comunale, consigliere provinciale, una persona indipendente perché ha sempre vissuto della sua professione, del suo lavoro, senza aver bisogno di chiedere favori o altri tipi di prebende. Quindi in questo senso abbiamo anche un politico, Rosson, che è in grado, per la sua esperienza che ha maturato in questi ultimi 5 anni in Consiglio regionale, un ruolo importante di capo gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di avere anche quella visione, quella competenza tecnica che servono per un'elezione così importante. Quindi noi vogliamo essere un'alternativa forte a chi magari in questi anni, da una parte o dall'altra, sicuramente ha tradito le aspettative dei liguri. Nessuno vi vuole un centro-sinistra che abbiamo già tutti sperimentato sulla nostra pelle, chiaramente col centro-destra, come anche come dire, gli ultimi eventi ci dimostrano, insomma, c'è molto da cambiare. Quindi in questo senso siamo un'alternativa a questa realtà, un'alternativa forte, credibile, non fatta solo come dire, di slogan, ma anche di temi veri che esporremo per tutti i nostri concittadini, per dire quali sono le soluzioni che da tanti anni attendono il nostro territorio. Siamo convinti, ripeto, di avere un buon risultato, siamo già in una fase avanzata dell'organizzazione, quindi daremo tutti noi stessi per dare ai cittadini liguri quell'alternativa di sovranismo sociale che sicuramente attendono da tanti anni. Abbiamo deciso di presentarci in Liguria e io ho accettato con orgoglio la candidatura a Presidente della Regione Liguria, perché i liguri, dopo gli scandali che hanno travolto il centrodestra e la pessima gestione negli anni passati del centro-sinistra, ci chiedono onestà, trasparenza, competenza. Questa è la mia faccia. Io sono una persona onesta, sono una persona trasparente, sono una persona competente. La Liguria ha numerosi problemi, su tutti, il problema della sanità ligure, 130 milioni di buco, tante promesse fatte, nuovi ospedali, nessun ospedale è mai stato costruito in questi 9 anni, anzi molti pronto soccorsi sono stati chiusi. Dobbiamo rilanciare il porto di Genova, che per politiche miopi di questo centrodestra hanno diciamo tagliato l'Italia alla via della sete, quindi escludendoci dal BRICS. Abbiamo problemi sulla sicurezza, perché tutte le sere chiunque giri per le nostre città, Genova, La Spezia, Savona, Imperia, ha paura di girare tranquillamente. Sono all'ordine del giorno accoltellamenti, stupri, violenze, spaccio, è una cosa vergognosa. Abbiamo il problema dei trasporti, che nonostante le numerose promesse sia dal centrodestra ligure che dal centrodestra romano non si sono concretizzate, quindi abbiamo una rete autostradale dove si circola a senso unico alternato, abbiamo un problema sui treni, abbiamo un problema devastante su tutte quelle che sono le infrastrutture. Abbiamo un problema con i balneari, avevamo promesso molto, è stato fatto pochissimo, si è messa una piccola toppa ad un problema veramente importante su una categoria che confidava e confida ancora su noi del centrodestra. Vogliamo anche riprenderci in mano un po' di autonomia, perché in questi anni anche in consiglio regionale io ho assistito a molti diktat romani, cioè Roma dava un ordine e Giovanni Totti lo eseguiva sul territorio. Abbiamo l'esempio del
rigassificatore di Piombino, il sindaco di Piombino, fedelissimo della Meloni, non lo vuole più e Toti ha dato disponibilità sul nostro territorio. Ci sono state molte indicazioni anche a livello di paleoliche, di energia alternativa, eccetera, e tutto questo la Liguria l'ha recepito direttamente da Roma. Quindi noi vogliamo che i Liguri ritornino al centro del dibattito politico e siano loro i beneficiari delle risorse enormi e delle potenzialità che questa regione ha. Bene, il Movimento Indipendenza è nettamente all'opposizione del governo nazionale, perché in questi anni Giorgio Meloni ha riposizionato la destra italiana in una chiave conservatrice, atlantista, di sostanziale sudditanza rispetto a tutti i poteri forti, nazionali e internazionali. Quindi noi lavoriamo per costruire un'alternativa sovranista, sovranista per davvero, a questo centrodestra, e per dare una scossa a un quadro politico nazionale che si sta incagliando nella ripetizione costante di tutti i luoghi comuni che vengono imposti a livello europeo e atlantico. Come si cala tutto questo a livello della realtà ligure? Si cala comprendendo che tutti i problemi della regione hanno un'origine nei diktat europei. Prendiamo la sanità. La sanità è stata male amministrata anche dalla giunta Toti, ma il dato di fondo è che mancano le risorse per fare degli investimenti, perché anche la sanità pubblica è sottoposta ai vincoli del patto di stabilità che il governo Meloni ha sciaguratamente sottoscritto. Quindi, per poter investire sulla sanità come sul sociale, bisogna rimettere in discussione questi vincoli, perché altrimenti non ci sono spazi per una profonda rigenerazione. Ma questo stesso discorso vale per il porto di Genova, perché il porto di Genova sostanzialmente, oltre gli ultimi eventi di malaffare, è stato vulnerato alla scelta di Giorgio Meloni di rinunciare alla Via della Seta, che avrebbe dato a Genova un valore strategico a livello europeo, forse l'avrebbe fatto diventare il primo porto d'Europa se fosse stato applicato. Invece Giorgio Meloni, probabilmente su ordini americani, ha scelto di revocare la Via della Seta, e quindi noi invece proponiamo che l'Italia torni a inserirsi in questa realtà e ridia valore al porto di Genova. Infine, ultimo dato che voglio sottolineare, anche l'aspetto di quelle che sono la realtà della sicurezza deriva dall'incapacità dell'Europa e dalla volontà dell'Europa di impedire all'Italia di difendersi dall'invasione migratoria. Noi abbiamo la Francia e la Germania che chiudono le frontiere, ma invece l'Italia deve accogliere tutti e deve sostanzialmente trasformare tutti i suoi porti, anche quelli più distanti dalla costa del Nord Africa come il porto di Genova, in dei centri di prima accoglienza che diventano di fatto insostenibili. Noi sappiamo che qua a Genova tutti i centri di accoglienza sono dei porti di mare, in senso proprio, e poi gli immigrati entrano e escono liberamente secondo le loro necessità e diventano manodopera per la criminalità organizzata o per il lavoro nero. E questa è l'impostazione sovranista che noi vogliamo dare alla candidatura di Rosson e alla presenza della nostra lista. Ma c'è un'ultima considerazione da fare. Noi siamo rimasti sconcertati, come credo tutti i liguri, dal patteggiamento che ha fatto ieri Giovanni Toti, dopo mesi in cui sosteneva di essere completamente innocente, estraneo a tutti gli addebiti, improvvisamente patteggia una pena anche rilevante e superiore ai limiti della legge Severino, 2 anni e 1 mese. Ecco, io credo che tutto questo debba essere attentamente considerato al centro-destra, perché noi rispettiamo la candidatura di Bucci, del sindaco Bucci, perché è un sindaco che è il sindaco della ricostruzione del ponte di Genova, è il sindaco che riuscirà a dare un'impronta manageriale a questo comune, ma la candidatura di Bucci non deve essere una foglia di figo per nascondere la crisi del centrodestra che sarà chiaramente manifestato dall'arresto di Giovanni Toti. La candidatura di Bucci deve essere uno strumento per una profonda revisione, per una profonda autocritica del centrodestra rispetto agli errori del passato. Quindi il Movimento Indipendenza sarà molto vigile per evitare appunto che una candidatura nobile come quella di Bucci divenga l'alibi per il centrodestra per continuare su una strada chiaramente sbagliata. Il Movimento Indipendenza sarà l'ago della bilancia e sarà il fattore di cambiamento e innovazione di queste elezioni regionali. Saremo il fattore nuovo.
perché questa regione ha visto lunghi anni di governo di centrosinistra fallimentari e poi ha visto un governo di centrodestra che doveva cambiare la situazione, che invece ha quasi rischiato di peggiorarla. Quindi ci vuole una svolta profonda che noi rappresentiamo con questa lista e con la candidatura di Alessandro Rossolo. Il mio nome sulla lista non è un atto di personalismo, ma serve a dare immediatamente visibilità e comprensione alla collocazione della nostra lista, spiegando che questa lista viene dalla tradizionale destra sociale e si proietta in un nuovo orizzonte sovranista che sta dominando in tutta Europa ed è l'unica speranza di cambiamento per il nostro continente. Scopriamo. Dopo lunghe consultazioni sul nostro territorio, il Movimento Indipendenza ha deciso di esserci alle prossime elezioni regionali, di esserci con il proprio sindaco, con il nostro segretario che ci fa l'onore e per noi è un onere di essere candidato, quindi vogliamo esserci con tutta la nostra forza e la nostra passione. Abbiamo un candidato alla presidenza, Alessandro Rosson, che è un candidato politicamente strutturato, con una grande esperienza di consiglio regionale, con un'indipendenza che nasce dall'essere un libero professionista che non ha mai dovuto chiedere niente a nessuno. Siamo convinti che avremo un ottimo risultato, naturalmente servirà la forza, la passione e la determinazione di tutti. Indipendenza si presenta il 27 e il 28 di ottobre per le elezioni regionali della Liguria. Io sarò il candidato presidente. I Liguri ci chiedono onestà, trasparenza e competenza. Dopo il fallimento del centro-sinistra e del centro-destra, noi siamo la vera alternativa per i Liguri che vogliono un cambiamento reale. Ho messo il mio nome sul simbolo, non per un fatto personalistico, ma per sottolineare che Indipendenza è la vera destra sociale che incarna oggi il vero sovranismo, il sovranismo sociale. Cioè noi siamo convinti che soltanto liberando l'Italia dalla sudditanza in Unione Europea e nella NATO possiamo dare quelle risposte ai Liguri dal punto di vista della crescita economica e della giustizia sociale. Votare Indipendenza è l'unica vera strada per il cambiamento in queste elezioni regionali.